Allora, perché un utente dovrebbe pagare con le criptovalute? Da un lato perché le detiene, quindi diamo la possibilità all'utente di spenderle, e perché potrebbe avere degli incentivi come cashback o cryptoback dalle sue spese. Quindi noi collaboriamo con svariati progetti nel mondo delle criptovalute e in base al periodo e al merchant con cui facciamo l'accordo, se paghi con quella determinata criptovaluta hai un cashback in quel momento e quindi hai un risparmio sul tuo acquisto. Le conoscenze che deve avere una persona per fare dei pagamenti in criptovalute è, secondo me, la domanda più importante che potevi farmi. Non bisogna comprare delle criptovalute e poi spenderle esclusivamente perché lo hai sentito al bar, perché tuo cugino ti ha detto che dovrai guadagnare e potrai guadagnare. Ma quindi la parte più importante è lo studio. Bisogna studiare che cos'è questa tecnologia, bisogna studiare che cosa sono le criptovalute prima di fare qualsiasi tipo di acquisto, che sia da 1 euro, 10 euro o 100 euro. Quindi la parte di studio e conoscenza del settore è quella più importante. Ci sono milioni di fonti, sia online a titolo gratuito, sia con master o università, quindi in base poi a quello che uno vuole fare, si organizza, però la parte dello studio è la parte più importante. Le tecnologie sono semplicemente un wallet su cui detenere delle criptovalute. I wallet sono solitamente delle applicazioni che uno può scaricare sul cellulare, all'interno delle quali si detengono appunto le criptovalute. Il sistema di pagamento poi è semplicissimo: con quell'applicazione si va dal negoziante e si effettua il pagamento semplicemente scannerizzando un QR code.